ottenuto 6 voti, il secondo degli eletti. Ti aspettavi questo risultato? Beh, sinceramente io nella vita sono abituato a non aspettarmi mai nulla, quindi ho sempre pensato positivo, però pensare così tanti voti non è mai semplice, cioè fare il secondo dei più suffragati, tutta quanta la città, è davvero un risultato strepitoso, è emozionante, è davvero non ci sono aggettivi per descrivere l'emozione che si può provare in una elezione del genere, sicuramente un dato da ricordare che andrà negli annali di storia di questa città. Cosa credi che abbia fatto sì che le persone ti supportassero in maniera così significativa? Beh, io certamente in questi anni le uniche caratteristiche che ho messo a terra sono quelle di sempre, la disponibilità, l'umiltà, la semplicità e l'onestà, che alla fine penso che siano queste i requisiti che la gente cerca in ogni candidato, in ogni ragazzo che ci mette la faccia e prova a rappresentare insieme agli altri colleghi la sua città, quindi io penso che alla fine la gente vota le persone per bene, le persone oneste e le persone che ci mettono il cuore oltre che la faccia in quello che fanno. Quale sarà il tuo impegno in questa amministrazione? Beh, io adesso chiaramente attenderemo gli esiti, no? Aspettiamo la proclamazione del candidato sindaco, del sindaco ormai Angelo Annese, e poi della sintesi che i partiti faranno per la questione giunta. Io quello che posso sicuramente confermare è il massimo impegno, darò tutto me stesso in questi anni, al di là dell'incarico che avrò, ci metterò il cuore come sempre ho fatto, pensando che la città sia come la mia casa da amministrare, quindi non risparmiando un attimo di tutte quante le giornate che avrò a disposizione per fare il meglio di questa città. Se dovessero affidarti un assessorato, quale credi possa rispecchiare meglio la tua persona? Senti, io sinceramente molte volte ho sentito parlare di competenze e quant'altro. La cosa che un candidato deve mettere in campo è sempre la determinazione e la volontà di fare. Poi le competenze li decide la gente quando ti dà il responso finale. Abbiamo dimostrato in questi 3 anni che pure con una semplice delega si può dare una mano alla città. Quindi una caratteristica fondamentale che ognuno di noi deve avere è la determinazione e la voglia di fare. Poi i risultati, secondo me, arrivano e arrivano anche in modo importante.